Cari genitori e carissimi bambini, prima di tutto desidero inviare a ciascuno il mio pensiero affettuoso e di preghiera, mentre vi assicuro la mia personale vicinanza. Il momento è serio, ma con la fede nel Signore e l'impegno e la responsabilità di tutti ce la faremo. Ora vorrei sostare un poco con voi, cari bambini. Non vi sembri strano questo mio scritto, ma piuttosto leggetelo come una carezza che desidero far giungere a ciascuno di voi in questo tempo in cui dobbiamo, per le ragioni che sappiamo bene, fare a meno di salutarci con gesti di affetto. Questa mattina, camminando nei corridoi della scuola, silenziosi e tutti perfettamente in ordine, ho sentito dentro di me un senso di vuoto, quasi di smarrimento. Mi sono chiesta che cosa stesse succedendo e subito sono stata richiamata alla realtà di questo tempo particolare, così strano, così diverso dai soliti momenti di vita. Per un attimo mi è sembrato di sentire le vostre voci, vivaci e simpatiche, che con un buongiorno e un saluto frettoloso mi chiedevano dove stanno i bambini della prima A e quelli della terza B o della classe quinta. Poi ho messo a fuoco la situazione e mi sono resa conto che ancora per qualche tempo dovremo pensarci a distanza. Sì, a distanza, ma soltanto fisicamente, per obbedire a giuste e doverose precauzioni suggerite a tutti per il bene di ciascuno. I nostri cuori però sono in rete, sono connessi, vicini e vivono con intensità anche questi giorni in cui la scuola Don Baldo entra nelle vostre case attraverso i moderni mezzi di comunicazione, e soprattutto grazie alle vostre maestre che, oltre ad essere molto preparate nelle varie discipline scolastiche, sono delle vere educatrici alle quali sta a cuore il vostro sapere ma anche il vostro vissuto. E allora eccole, tutte munite delle adeguate strumentazioni del caso, affacciarsi alla porta della vostra stanza di studio per indicarvi le pagine del libro sul quale studiare, per dettarvi i compiti da eseguire, accompagnando il tutto con le opportune lezioni frontali. Cari bambini, voglio rivelarvi un piccolo grande segreto. Tutti i vostri insegnanti della scuola primaria e le maestre della scuola dell'infanzia, sotto la sapiente, accurata e dinamica regia delle nostre coordinatrici, la maestra Francesca e la maestra Anna, sono tornate sui banchi di scuola per imparare un metodo nuovo e così arrivare a voi, per poter rimanere insieme nella classe virtuale e così offrire a ciascuno momenti di studio ma anche di ricreazione, di gioco e soprattutto di vicinanza affettuosa, premurosa e cordiale. A loro, ad ognuno di loro, soprattutto alle coordinatrici Francesca e Anna, va il mio grazie affettuoso e riconoscente. Sì, carissimi alunni e bambini della scuola dell'infanzia, come vedete e sentite, la Don Baldo c'è. E allora, sapete cosa vi dico? Questo strano periodo che desta preoccupazione è diventato per noi un momento di novità, di opportunità, di possibilità di inventare nuove esperienze formative e di incontro. Cerchiamo, ciascuno di noi, grandi e piccoli, di far tesoro di questo tempo di emergenza e dedichiamoci a mettere a fuoco quelle piccole grandi realtà che spesso, troppo spesso, la fretta ci ruba.
godiamo la presenza sollecita e premurosa dei nostri genitori. Guardiamo attraverso le nostre finestre la primavera che avanza, incurante dei divieti imposti dalla situazione. Ascoltiamo i racconti dei nostri nonni, che contengono esperienze di vita e offrono tanta saggezza. Riscopriamo davvero le piccole cose di cui è fatta la nostra vita e cerchiamo di avere cura di noi e degli altri, così come abbiamo ben approfondito attraverso il simpatico e ricco incontro con Simone Cristicchi e Nicola Brunialti. Loro ci hanno ricordato in maniera nuova quanto Gesù ci invita a fare da tantissimi anni. Sentite cosa ci dice Gesù nel Vangelo. Guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli del campo. Gesù parla della vita con le parole più semplici. Coglie dei pezzi di terra, li raduna nella sua parola e appare il cielo. Gesù osserva la vita e questa gli parla di fiducia. Gesù sceglie gli uccelli, creature libere, quasi senza peso, senza gravità, per indicarli a noi come una nota di canto e di libertà nell'azzurro. Lasciamoci attirare, come loro, dal cielo. Cerchiamo di volare sempre alto e liberi. Ancora una parola mi permetto di dirvi. In questo tempo in cui la situazione ci costringe a rimanere in casa, troviamo qualche momento per pregare. Assieme ai nostri genitori, ai nonni e a quanti ci sono più vicini, rivolgiamo il nostro pensiero al Signore perché abbia a sostenerci e benedirci. Lui ci conosce personalmente e porta il nostro nome scritto nel palmo della sua mano. Da parte mia e di tutte le suore della scuola Don Baldo, vi assicuro ogni giorno una particolare preghiera per ciascuno di voi e per le vostre care famiglie, che desidero salutare con tanta cordialità e condivisione. Termino con questa benedizione con la quale vi affido al Signore della vita e della tenerezza. Il Signore sia sopra di noi per proteggerci. Il Signore sia davanti a noi per guidarci. Il Signore sia dietro di noi per custodirci. Il Signore sia dentro di noi per benedirci. Un abbraccio virtuale a tutti in attesa di potercelo scambiare tra pochi giorni alla Don Baldo. Con tanto affetto, Suor Licia.